Il governatore della Campania Vincenzo De Luca sulla vicenda dell'ospedale unico della Piana del Sele, gli investimenti per realizzare il nuovo ospedale di Battipaglia, getta acqua sul fuoco e ribadisce che non sarà chiuso alcun ospedale e il progetto di realizzare l'ospedale unico della Piana del Sele è ancora in piedi. Nei giorni scorsi il primo cittadino di Eboli, Mario Conte, aveva attaccato De Luca su questa vicenda e questa sera al municipio di Eboli ci sarà una seduta del Consiglio Comunale aperta al pubblico per chiedere alla Giunta regionale di rivedere i provvedimenti riguardanti la sanità adottata nei giorni scorsi e il potenziamento dell'ospedale di Eboli. Mi pare una grande idiozia, ovviamente. Abbiamo spiegato che abbiamo risorse reali da investire nei due ospedali, Eboli e Battipaglia, che rimarranno aperti comunque, tutti e due, anche con l'ospedale unico. Quindi è una di quelle polemiche campate in aria che servono a personaggi in cerca di autore per farsi un po' di pubblicità. Il tempo delle stupidaggini è finito in Italia, perché noi per fare gli imbecilli nei decenni passati stiamo pagando un debito sanitario che dovremo pagare fino al 2035. È bene ricordare ai nostri concittadini che per i debiti accumulati nella sanità nei decenni passati noi ogni anno paghiamo 200 milioni di euro per interessi sui debiti. Quindi il sistema sanitario va gestito con equilibrio, con rispetto per i territori. Lo ripeto, i due ospedali rimarranno aperti comunque. Ma demagogia zero e stupidità sotto zero.